Aumenti per i fuori corso all'Università dell'Aquila. L'UDU non ci sta. Il Consiglio di amministrazione dell'Università dell'Aquila nell'ultima seduta ha deliberato delle modifiche al sistema di contribuzione studentesca, aumentando i contributi agli studenti oltre il secondo anno fuori corso a tutti, sia a quelli che si trovano nella cosiddetta no tax area, sia a quelli di reddito medio-basso, sino a 30.000 euro. Il motivo alla base della decisione sarebbe il mancato raggiungimento del gettito previsto l'anno scorso in sede di commissione tasse. Lo annuncia l'Unione degli Studenti Universitari, precisando di aver espresso la contrarietà ad un aumento che mira soltanto a fare cassa sugli studenti che per un motivo o per un altro si trovano nella situazione di fuori corso. Secondo l'Unione degli Studenti l'aumento infatti sarebbe determinato soltanto da ragioni contabili, senza nessun servizio a rendere e senza considerare la drastica riduzione del numero di studenti consumatasi in pochi anni. In consiglio studentesco avevamo avanzato, scrivono, diverse proposte alternative approvate all'unanimità, anche dalle altre compagini. Tra queste figurava anche l'estensione della curva di contribuzione oltre il limite attuale, fissato a 44.000 euro in modo tale da tassare ulteriormente soltanto i redditi altissimi, una scelta certamente più equa dal punto di vista economico e sociale degli studenti contribuenti. Invece, in consiglio di amministrazione si è scelta quest'altra via, alla quale è stato contrario soltanto il rappresentante dell'UDO. Gli altri membri del CDA, compreso il rappresentante degli studenti della lista Target, che ricordiamo alle scorse elezioni studentesche ha riunito Azione Universitaria, Eolo e Lista Aperta, hanno votato a favore del provvedimento. La rettrice, scrive Ludo, ha motivato l'aggravio come un obbligo di legge, nonostante abbiamo più volte ribadito che la legge di bilancio del 2016 elimina qualsiasi tassa minima e fissa solo i massimali, di conseguenza non sussiste la tassa minima di 200 euro per gli studenti fuori corso. Attualmente la tassa per i fuori corso va da un minimo di 200 euro a massimo di 1.700. Modificato in senso restrittivo anche lo sconto dovuto a familiari iscritti presso un altro ateneo abruzzese. L'entità dello sconto non varia, ma adesso è concesso soltanto qualora questi parenti iscritti avessero un'età inferiore 27 anni e fossero in corso. Come Unione degli Universitari ci rammarichiamo, concludono, per questa mancata occasione di dialogo e del non rispetto del lavoro del Consiglio.